Salvatore, Ramaglia Vincenzo, Russo Angela, Troiano Gennaro, Pugliese Maria Laura, Vico Gennaro, Vignati Elena, Baratto Mauro, Palumbo Gaetano, Cuccio Pasquale, Esposito Rossino. Sempre. Sedute pari. Allora, mi è pervenuto al tavolo della Presidenza una richiesta di rendere possibile una diretta quando vengono a fuori. Quindi adesso vi leggo la richiesta, poi vediamo se ci sta. Allora, il mese video della seduta del Consiglio Comunale della città di Casoccia, gentile sindaco, gentile presidente del Consiglio, come curatore del sito web Casoccia ed oggi online dell'Associazione Culturale Sportiva di Dalibetola, informo che in tutte le sedute del Consiglio della nostra città dovremmo essere presenti con attrezzature audio, video per la registrazione parziale e integrale delle attività consigliari, come indicato dal garante della Pras. La pubblicità di altre sedute consigliari espressamente garantite dal testo unico della legge sull'apprendimento degli enti locali, del decreto legislativo numero 267 del 2000, in quale demanda il regolamento comunale l'introduzione di eventuali limiti. Questa richiesta è ora mettere a posto, così il comunale vuole che queste riprese vengano trasmesse e riprese durante le studi del Consiglio Comunale. Chi si alza non approva, chi resta seduto approva. Penso, segretario, che il signor Beppe Rignato viene approvato e può riprendere le sedute del Consiglio Comunale. Allora, personalmente, prima di iniziare i lavori, dando un mandato alla convocazione di Consiglio Comunale per i dovuti adempimenti, come consigliere anziano voglio fare un in bocca al lupo a chi per la prima volta svolge il ruolo di consigliere comunale. E mi riferisco a Russo Nicola, Cassettino Stella Rosaria, Rullo Nicola, Cassettino Stella Rosale, Verde Marianna, Chiavarone Salvatore, Russo Angela, Troiano Gennaro, Pugliese Maria Laura, Fico Gennaro, Baratto Mauro, Palumbo Gaetano. Credo di non aver dimenticato nessuno. Questo va in bocca al lupo per la responsabilità e per il diciamo, per loro che per la prima volta siede in Consiglio Comunale. Pure la scuola è il mio. Tu sei l'anziano. Voglio salutare l'Unione Nazionale, l'onorevole Manetta, che vengo seduto in aula, dove va un saluto da parte di tutti il Consiglio Comunale per essere presenti qua. Quindi andiamo subito sul primo capo all'ordine del giorno, la convalida degli eletti. Allora, do lettura di quanto espresso dal Consiglio Centrale. L'ufficio elettorale centrale ha trasmesso le parti dell'operazione di propria unica la comunicazione della programmazione del sindaco del comune di 12/7/2019 e 24 consiglieri comunali del 3/7/2019, eletta e consente alle elezioni amministrative che si sono tenute il 26 maggio 2019, turno di ballottaggio in data del 9/6/2019. Dai redetti verbali risultano proprio avanti gli eletti. Sindaco di Casoccia, l'avvocato Raffaele Bene. Uniti per Casoccia, un seggio Colucci Marco. Insieme per Casoccia, un seggio Anna Giuseppe. Obiettivo comune, tre seggi. Graziuso Alessandro Mariano, Russo Francesco, Cassettina Stella Rosaria. Casoccia libera, sei seggi. Capano Andrea, Talletti Rosato, Vignola Pasquale, Marco Luisa, Ambrosio Paolo, Paola Milete Massimo. Cittadini per bene, due seggi, Padre Giuseppe, Verde Marianna, Casoccia nel tuo.
magistrata sindaca ammessa al ballottaggio l'avvocato Angela Russo. Angela Russo, lista Angela Russo, sindaco per Casole un seggio, Troiano Gennaro. Forza Italia un seggio, Maria Laura Pugliese. Lista Lega Salvini un seggio, Fico Gennaro. Liste non collegate, lista Movimento 5 Stelle, 3 seggi, Elena Vignali, candidato a sindaco di eletto, Palazzo Mauro, Palumbo Caetano. Lista Pisapetto, Lega Sud Osonio, Piero, Cambiamo Casole insieme, per D, 2 seggi, Pasquale Muccio, candidato a sindaco non eletto, Orsino Esposito. Dato atto che tutti i consiglieri neoeletti hanno depositato agli atti una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e incompatibilità di cui a livello legislativo dell'8 aprile del 2013 numero 39, preso atto che non risulta presente tutt'oggi nessuna denuncia da causa di incompatibilità o incompatibilità nei confronti dei neoeletti consiglieri interpellati, presenti perché si pronunciano sull'esistenza di eventuali casi di incompatibilità o incompatibilità, prove nei confronti dei programmati eletti. Dato atto che i programmati eletti state tempestivamente notificate ai termini dell'articolo 61 del CUE del 16/5/1960, numero 570, la tenuta sessione a consiglieri comunali a seguito delle consultazioni del 26 maggio. Considerati che i neoeletti consiglieri comunali Francesco Russo e Paolo Ambrosio sono stati nominati assessori dal sindaco pro tempore avvocato Raffaele Bello, giusto decreto numero 4 dell'8 luglio del 2019, dato atto che i soprannominati consiglieri all'atto dell'accettazione degli incarichi di assessori decadono automaticamente dalla carica di consigliere, che egli stessi sulla base delle sostanze del verbale centrale suppendono i primi dei nomi eletti delle rispettive liste, ovvero il signor Rossetta Vincenzo e Nicola Lugno, ai quali il sindaco ha comunicato l'eventuale elezione al consigliere comunale. Allora, visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'articolo 49 del conto del dirigente della Guardia Generale dottoressa Vita di Napoli, visto il QE approvato con decreto legislativo 267 del 2000 sullo statuto comunale vigente, il regolamento comunale per l'istituzione del consiglio comunale. Quindi qualcuno ha da dire qualcosa sui consiglieri comunali che sono stati in programma diretti? Allora metto a votazione quanto si è dato lettura. Chi si alza non approva, chi resta seduta approva. Quindi è passato con il voto favorevole all'unanimità. Allora, delibero con immediate esecuzione di dichiarare il presente provvedimento immediato inseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del 2 alla fine si procede con tempestività agli arrendimenti connessi con il presente atto. È stato attuale, l'ho detto.